Quando cammini sopra la neve di Auschwitz-Birkenau, la terra sotto i tuoi piedi sembra essere la cosa più soffice al mondo. Il panorama tutto intorno è di un bianco che anestetizza i pensieri. Poi, come un cazzotto allo stomaco, arrivano le storie e i volti di chi lì sopra quella terra soffice e quel bianco asettico ha perso la vita. I ragazzi delle scuole toscane hanno scandito ad uno quei nomi ed è stato anche un po' come ribellarsi alla storia. Per la macchina di morte nazista, quelli non erano uomini, ma solo numeri. La rivolta è stato il filo conduttore del giorno della memoria, celebrato da 500 ragazzi toscani con il viaggio che li ha portati fino ad Auschwitz-Birkenau. Qui, la sterminata fabbrica della morte, dove i giovani toscani hanno ricordato le tante vite ingiustamente spezzate. Questo disegno costò all'umanità una guerra e 65 milioni di morti. Quello che avete studiato prima di venire qui e aver visto di persona questi luoghi credo vi aiuterà a capire di cosa è capace l'uomo e a stare sempre dalla parte giusta, quella della vita. Questo non è un episodio che appartiene al passato, è un episodio che è ancora attuale perché ancora avviene ed è un momento su cui riflettere perché non accada più e rinsaldarci ancora di più nella difesa dei valori costituzionali. Nel mettere impegno perché siano combattute tutte le ideologie razziste. Tra i testimoni saliti sul treno della memoria anche le sorelle Bucci, scampate ad Auschwitz solo perché scambiate dai tedeschi per gemelle e quindi da sottoporre a terribili esperimenti. E come potete vedere, il salto dal vagone a terra era alto e io mi ricordo quando hanno aperto le portellone. A parte che si sentivano urla anche di noi, che ci si cercava, ma c'erano sotto i tedeschi che facevano la selezione.